Guardate, siamo tornati qua, abbiamo trovato questo posto, cioè c'è un filo spinato e una rete. Non so dove stiamo andando, ma forse andiamo a... non saprei. Comunque, oggi abbiamo un nuovo presentatore. Giulia, che oggi ci farà da presentatrice. Giulia, visto che nei prossimi giorni sarete a presentare il nostro canale, cosa vorrei... raccontaci dove stiamo andando. Spiegaci che cos'è questo, cioè, sul nostro canale. Tipo un'antenna... per far arrivare tipo la corrente da qualche parte. No, ma forse servirebbe anche tenere stabili anche le fondamenta. Ma questo non è per le fondamenta. Sì, perché le fondamenta hanno anche un reticolo. Adesso andremo sopra. Seguitemi. Senti qui che... stiamo seguendo la... stazione! Stiamo seguendo la nostra altra guida che ci ha appena detto di stare attenti a dove mettiamo i piedi. Mi raccomando, non rifatelo a casa, non seguiteci noi, perché noi ci siamo ben attrezzati. Non siamo venuti da soli. Aiuto, ecco appunto. Non siamo venuti da soli. Stazione. Stavo dicendo. Non rifate quello che stiamo facendo noi, perché noi non siamo venuti Giulia, da soli. Giulia, vai. Simone, vai. Stiamo tornando indietro. Guardando dove mettete i piedi. Ma spiegami, dove siamo? Siamo in un castello. Come potete vedere, quello è il castello. Tutto il castello. Questo castello è tipo... Come posso dirvelo in maniera semplice? Ragazzi, abbiamo appena trovato un'impronta di qualcosa o una tana. Ho molta paura. Però comunque andiamo. Mi spieghi? Ma quanti anni ha questo castello? O fortezza, come la vogliamo chiamare? Beh, a vederlo sembra che sia molto vecchio, non recente. Di almeno qualche secolo fa. Sì, ma di ecco, che epoca è? Abbiamo appena trovato un minifico. No, ma di che epoca è questo castello? Non lo so. A dire il vero, questo non lo so molto bene. Dimmi, ma che cos'è la cosa che ti piace, che vorresti consigliare ai nostri spettatori? Allora, sicuramente ai nostri spettatori, se loro vogliono venire qui... Venite! Mamma, scusatemi. Qualcuno può liberarmi la testa? Aspetta. Non urlare. È appena successo una sventura. Sabina, mannaggia a te. Aio, mannaggia a me. Hai lasciato il coso, si era impigliato. Adesso noi stiamo... ragazzi, abbiamo quasi finito il video. Riprendiamo il video appena siamo arrivati a terra. Comunque... grazie di averci seguito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!